l'Italia che cambia siamo noi. L'attività del contadino è un'attività estremamente delicata, è basata sul rispetto, sull'osservazione, sulla cura, sull'umiltà. Noi non siamo abituati a questo tipo di atteggiamento, quindi aspirante contadina, sono un'aspirante contadina. Ho cominciato quando ho deciso di fuggire da Roma e di venire a vivere qua, e questo è accaduto nell'86. Lavoravo in un istituto di formazione manageriale con estrema difficoltà, non era il mio mondo, e quindi mi sono trasferita qui. All'inizio ho tentato, ho preso una casa in affitto per vedere se realmente questa poteva essere la soluzione per la mia vita. Sono diventata coltivatrice diretta e ho cominciato a produrre olio. E poi alla fine ora è diventato proprio un lavoro ormai da qualche anno. Io ho aperto la mia piccola azienda agricola nel 2010. Prima mi sono occupata per molti anni di altro. Ho lavorato in una casa editrice per 14 anni, ho insegnato a scuola, ho fatto l'educatrice in una casa famiglia per 8 anni, ho sempre avuto la passione per le erbe, per la natura. Sono nata anch'io in una famiglia in cui si faceva l'orto, si coltivava ciò che si mangiava, e ho sempre sognato di poter tornare un giorno alle mie origini, alle mie radici. Io attualmente sono molto soddisfatta di questo cambiamento. Mi sono detta: è arrivato il momento in cui io questo sogno lo voglio, lo devo realizzare. Ci siamo guardate, ha detto: siamo nello stesso territorio, con le stesse idee. Ci dobbiamo fare concorrenza al mercato, no, una di fronte all'altra? No. No, lavoriamo insieme, lavoriamo in modo, nello stesso modo, e abbiamo trovato poi nel tempo, piano piano, tante persone che la pensano esattamente come noi. Il tipo di agricoltura che faccio è un tipo di agricoltura che non prevede l'utilizzo di alcun tipo di prodotto chimico, nessuno. In maniera completamente naturale le erbacce crescono tra le file delle piante che pianto, vengono controllate, non sovrastano mai il prodotto. Ci sono anche perché intanto rappresentano una ricchezza infinita nel mondo della biodiversità, e poi le piante spontanee rappresentano una ricchezza, si mangiano, i nostri genitori le mangiavano, i nostri nonni le mangiavano, si nutrivano a volte solo con quelle. Sono ricchissime di proprietà, di nutrienti, forse molto più delle piante coltivate. Da tutto questo viene fuori un progetto un pochino più grande, che è quello di promuovere questo tipo di approccio. Ok, l'ho provato, funziona. È impegnativo, ma si può fare, e quindi nasce questa associazione che è Semilune. L'associazione è nata nel 2014 per dare un po' una veste formale a ciò che noi in realtà già facevamo da prima, e quindi poter realizzare eventi, poter realizzare attività in maniera un pochino più strutturata. Io qua ho un pomodorino, che è quello che da 50 anni viene coltivato nella mia famiglia. È stato raccolto l'anno scorso questo pomodoro. E è un pomodoro da serbo, io l'ho chiamato sole d'inverno, ed è un pomodoro che si conserva, lo mangi tranquillamente per tutto l'inverno, poi lo apri e prendi i semi per ripiantarlo nella stagione successiva. Questo per fare solo un piccolo esempio di quanto abbiamo perso e di quanto dobbiamo recuperare. Ecco perché ci occupiamo con l'associazione Semilune di salvaguardare proprio varietà antiche e cose che sono fuori dal mercato. In questi 4 anni l'associazione ha lavorato molto sul territorio. Noi lavoriamo con le scuole, facciamo l'orto con i bimbi, facciamo l'erbario con i bimbi, insegniamo ai bimbi quali sono le erbe che si possono mangiare, che cosa ci si può fare, ma soprattutto gli insegniamo ad aver rispetto di tutto questo e a prendersi cura. E quindi continuiamo il nostro percorso facendo scambi di semi, affidiamo semi. Non abbiamo mai pensato di fare economia sugli semi, perché il seme è di tutti. Organizziamo, oltre a uno scambio di semi, anche un dibattito, qualcosa per far sì che le persone comuni che non lavorano in questo ambito e che non sono informate possano conoscere che esistono queste realtà. Inizialmente l'associazione Semilune nasce, diciamo, da queste nostre esperienze, dalle aziende agricole, ma nel tempo si sono aggiunte altre persone. Semilune è cresciuta,
ci sono una decina di persone che lavorano, collaborano, si occupano dei vari settori necessari, diciamo, per poter portare avanti i nostri messaggi e le nostre attività.